Buongiorno a tutti. Partenza da terra, ma ore 5, sono le 5:50. Bel tempo. Secondo le previsioni del dottor Cifà, e il Gran Sasso è limpido, non c'è una nuvola, si vede tutto, stiamo tranquilli, facciamo 5 vette questa mattina. La situazione è questa. Sta fino troppa luce. Forse è limpidissimo. Abbiamo parcheggiato, c'è un vento della Madonna, è tutto scoperto tranne qui, che è dove dobbiamo andare. Noi qua. Siamo qui. Seguiamo questa, la 334, Pizzo di Moscia. Cresta, cima lepre, Pizzo di Svevo, torniamo indietro, non la prima, la seconda, Monte Pelone, e qua i soccorsi arrivano. Perfetto. Dove vai? Non ci fanno passare. Mezzo Spavaldi, ecco sta. Primo pericolo scampato. Mi stavo inavvertitamente avvicinando al cucciolo e la mamma la sta prendendo benissimo. Tempo pare non migliorare. Adesso valutiamo, vediamo se continuare la prossima vetta. Devo salutare la Madonnina. Proviamo ad avventurarci, camminiamo, vediamo com'è la situazione, guarda che va, ci fermiamo. Bene, dice riprendere, hai risoccorso! Come si può notare dal cambio look, la temperatura è scesa ulteriormente, quindi adesso modalità preservativo. E il tempo dietro è bellissimo. Davanti non accenna a migliorare, quindi non so se riusciremo a raggiungere la seconda vetta, che dovrebbe essere quella strada lì, scendere, risalire e arrivare lì. Andiamo, andiamo, che di qui ha schiarito. Pure a destra è tutto limpido, si vede tutto. Però ragazzi, panorama livello 10. Che fa, mi dare il tu? Allora, per farvi capire quanto cazzo di vento tira, il paletto è stato completamente sradicato. Noi andiamo avanti. Come possiamo vedere qui, che scivoli a sinistra o che scivoli a destra, fai una finaccia. L'importante è che quando cadi assecondi la caduta. Non ti piantare, perché eccolo là. Scendiamo qua, che è la strada più facile. Ma è un burrone qui. Opla. Allora, siamo quasi arrivati alla seconda vetta e non si vede nulla. Quindi, il paesaggio è tutto così suggestivo. Mm-hmm.
arrivati, seconda cima fatta. Nel nulla, ragazzi. C'è stato un momento di. Un momento di. Però. Cagati addosso! Un po' di sconforto in ascesa, però ce l'abbiamo fatta. La pausa panino fatta. Ci siamo persi di nuovo. C'è il sole. C'è il sole, però. Non è segnato nulla, quindi adesso andiamo un po' a sentimento. Allora, per darvi un'idea del percorso che abbiamo fatto, siamo partiti da qui giù, al ceppo. Siamo saliti fino a Pizza di Moscio, quello lì, qui. Poi siamo scesi, qui, fino a Cima di Lepri. Siamo saliti. E adesso riscendiamo da qui. La terza vetta che dovrebbe essere qui dietro. Terreno friabile. Allora, pronti all'ultima impettata qui, ultima vetta. Com'è? Una scampagnata. Far capire la pendenza. Pendenza, io ecco. Sto dritto così. Andiamo. Questa è una cosa. C'è un pizzo di moscio più ripido. Arrivati sulla vetta, una mezza crepata inutile, perché vabbè, sembra una vetta. Sì, però 2000. La vista, insomma, niente di che. Non c'è lo strapiombo. Nebbia a risalire dove dobbiamo andare noi, che palle. Riscendiamo, mancano dopo 5 ore di cammino, ne mancano solo altre 2 e mezzo. Siamo 3. Allora, pendenza, non lo so, 70% sarà. Comunque, dovremmo esserci. No. Fra un paio d'ore. Ragazzi, questa è la libidine. Morire in montagna, partire con una frega di nebbia, non sapere se si torna a casa, conquistare 3 vette, perdersi non so dove, ritrovare il sentiero. Non si sa come. E adesso che arriviamo al rifugio, pezzi di carne volano. A quintali. Falso piano con dirupo. Che professionismo! Fatta. L'abbiamo fatta, siamo arrivati. 2 sherpa comunque. Sì, senza la sciarpa. Siamo arrivati qua. Quindi. Giro d'anello concluso. Questo è il cartello che si trova lungo il sentiero per il Pizzo di Moscio. E c'è la deviazione per la stazza della la stozza della Morrigana. Fame nera, ragazzi. Giro della fame Madonna, nera. Poi facciamo il conto chilometri, passi. Una frega di dislivello, e ancora non finisce qua perché ci vengono 30 minuti per la macchina. Ovviamente, come potete vedere, è uscito il sole. Il tempo è stato fantastico. Il tempo è stato sempre dalla nostra parte e adesso niente, si cambia alla cieca, come sempre. Ci vediamo al rifugio. Arrivati. Adesso ci spacchiamo qua. Adesso rifugio, ci mangiamo un po' di carne, 2 birre, li reintegriamo. Dai, pecorino, pizza, birra, carne in cottura.